titolo Vullo cede al Calci la pallavolo massa, ma attacca ancora da comune proposte provocatorie. Dopo la frana a febbraio riapre via Tecchioni a San Carlo, terminati i lavori di ripristino della strada. Passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto tra il capitano di fregata Maurizio Scibiglia e Luciano Giuseppe Aloia. Sicurezza durante gli eventi estivi, prefettura ed enti potenziano i controlli per le manifestazioni. La giocheria a luglio, servizio educativo gratuito a massa per i bambini dai 3 ai 6 anni. Buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Come avete sentito dai titoli, Italo Vullo ha ceduto ufficialmente la pallavolo massa al Calci, ma attacca ancora la giunta Persiani. Vicenda strumentalizzata, considerata provocatoria la proposta di utilizzare la palestra per gli allenamenti. Seguiamo insieme i dettagli con Benedetta Bianchi. La pallavolo massa è stata ceduta. Ieri pomeriggio Italo Vullo ha firmato l'atto di recesso dei soci della pallavolo massa ARL con subentro nel 100% del capitale sociale da parte di Peymar SRL, società bresciana sponsor della VBC Calci. Contestualmente si è dimesso il consiglio di amministrazione. E così finisce il percorso iniziato nel 2001, fatto di alti e bassi, promozioni, retrocessioni, amarezze e gioie. Il sogno di Vullo è finito, ma non senza che l'ormai ex presidente si tolga l'ultimo sassolino dalla scarpa, in replica al sindaco Francesco Persiani e all'assessore Paolo Balloni. Dopo anni alla ricerca di un campo dove poter giocare, dice, ora che il palazzetto c'è e avevamo un titolo di A2 con la possibilità di portare il nome di massa in giro per tutta Italia e nel mondo, è finito tutto per la miopia della giunta Persiani. Calci salvaguarderà l'attività giovanile su massa, ma la società sarà in mano a persone con interessi diversi e la Serie A sarà targata Peymar Calci. Vullo poi parla di proposta provocatoria fatta dal sindaco, ovvero quella di giocare al palazzetto, le gare casalinghe e far allenare la squadra in un altro spazio. Ma dove? Lamenta ancora, nella palestra del liceo classico sprovvista di bagni, nella palestrina della Polo Ferrari che non è omologabile neppure per l'Ande 14 o alla Don Milani con pericolose bolle nel pavimento. Poi torna sul fatto di aver già deciso di vendere. All'amministrazione è stato detto che avevamo ricevuto richieste e che c'era in ballo la trattativa e la condizione base per continuare era la disponibilità del palazzetto, ma il sindaco ha strumentalizzato l'informazione. Dovrebbe ricordarsi, conclude Vullo, che a fronte di una sponsorizzazione che vale dai 120 ai 150 mila euro, abbiamo ricevuto solo 50 mila euro dall'Evam, portando il nome Fonteviva in Italia e nel mondo. L'amministrazione di massa augura un buon lavoro a Alessio Ciacci, nuovo amministratore unico di CERMEC, nella speranza di avere un rapporto basato sul rispetto reciproco e sulla volontà di dare al CERMEC un nuovo corso, che veda anche Asmiu come partner importante. Ma nel commentare la vicenda parla di una nuova puntata del connubio tra PD e Movimento 5 Stelle di Carrara. Dopo l'esperimento d'amore che si è positivamente consumato per la sanità, dichiara l'amministrazione Persiani, anche per l'ambito dei rifiuti si è materializzato un nuovo capitolo dell'idilio e chissà che non sia finita qui, data la spiccata tendenza dei pentastellati di Carrara nel cercare accordi con un centro-sinistra che a livello provinciale è fortemente indebolito. L'amministrazione si dice comunque disponibile a dare il contributo, consapevoli che, nonostante le indubbie competenze del dottor Ciacci, conclude, all'inizio di ogni nuovo percorso ci potranno essere problemi e difficoltà che speriamo di affrontare insieme. Il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Massa, Sergio Bordigoni, esprime a nome di tutti i consiglieri di maggioranza gratitudine all'assessore all'ambiente Veronica Ravagli per la tenacia dimostrata nel risolvere il problema della balneazione alla foce del Lavello, tutelando balneari, campeggiatori e utenti del litorale interessato da ripetuti divieti. Soluzione trovata grazie anche alla disponibilità dei dipendenti e dei vertici dell'ARPAT. La soluzione non è certo da ritenersi risolutiva, commenta Bordigoni, e i consiglieri di maggioranza stanno lavorando in sinergia con l'assessore per monitorare costantemente la situazione, intensificare numero e punti di prelievi per le analisi delle acque,
programmare video ispezioni degli impianti di Gaia e confrontarsi con gli enti preposti ai controlli. Ci potremo ritenere soddisfatti quando il territorio sarà dotato di impianti di depurazione in grado di garantire la qualità delle acque trattate e immerse nel nostro mare. Aggiunge ricordando i tanti sopralluoghi fatti dalla Commissione che avevano rilevato problemi agli impianti e eccessivi sversamenti nel lavello. Nonostante gli operatori balneari abbiano concordato i lavori di riprofilatura della spiaggia in parte della costa massese con l'assessore Marco Guidi, per il PD di Massa e i circoli di Marina di Massa e Bondano Partaccia, l'assessore ha fatto finta di far scegliere perché ha modificato le carte in tavola in termini di quantità e tempistiche. Questo è il centrodestra della trasparenza e della partecipazione, lamenta il PD. Questo è quello che ha fatto l'amministrazione precedente, il ripascimento nei mesi di giugno e di luglio, non l'avrebbero fatto, nell'interesse degli operatori, dei cittadini e dei turisti. Il turismo si rilancia con la programmazione del territorio, con la partecipazione dei cittadini e degli operatori. Così conclude il PD. Cambia la viabilità Marina di Massa dal lunedì 24 giugno. Viene ripristinato il doppio senso di circolazione in via Lungo Frigido di Ponente e istituito il doppio senso in via Mazzini, nel tratto tra via Lungo Frigido di Ponente e via Veneto. Di conseguenza è invertito il senso unico di marcia in direzione Mare-Monti in via Veneto, nel tratto via Mazzini-via Casamicciola. Il provvedimento entra in vigore dal posizionamento della segnaletica corrispondente. Parliamo adesso del cambio della guardia alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. Il comandante, capitano di fregata Maurizio Scibiglia, cede il posto a Luciano Giuseppe Aloia. Vediamo. Ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai, in nome del Capo dello Stato. Presento! Da oggi riconoscerete come comandante del porto e capo del compartimento marittimo di Marina di Carrara il capitano di fregata Luciano Giuseppe Aloia. È stato ufficializzato questa mattina presso il comando della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara il passaggio di consegna tra il comandante capitano di fregata Maurizio Scibiglia e il nuovo capitano di fregata Luciano Giuseppe Aloia, proveniente dalla direzione marittima di Genova, dove ha ricoperto l'incarico di capo sezione tecnica. Classe 1970, laureato in giurisprudenza ed abilitato alla professione di avvocato. Dal 2007 al 2008 è stato capo dell'ufficio circondariale marittimo e comandante del porto di Caorle, provincia di Venezia. La mia azione non sarà dettata che dalla continuità del lavoro che ha fin qui svolto il collega Scibiglia. Una continuità che mira, come accennato, a preservare e a cercare di sviluppare congiuntamente a tutte le parti sociali, produttive ed economiche l'economia del mare che governa questo territorio. Un territorio che mi ha accolto in una maniera entusiastica e spero di poter ripagare appieno questa loro fiducia e questi loro più auspici in bocca al lupo che mi hanno fatto in questi giorni. Ad accogliere il nuovo capitano c'era il direttore marittimo della Toscana Giuseppe Tarzia, che ha augurato al meglio al nuovo capitano di fregata e ringraziato il predecessore per il suo impegno negli ultimi due anni. Scibiglia lascia la provincia apuana per trasferirsi a Roma, dove assumerà un importante incarico presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Sicuramente una grande emozione perché insomma, i preparativi ci sono stati e sono durati qualche settimana, insomma, giorni intensi per preparare tutto, però ora il momento è arrivato e certamente non posso dire che praticamente come se non me lo fossi aspettato. Ecco, mi dispiace lasciare questo territorio con cui ho avuto una sinergia veramente incredibile con tutti gli enti, con tutti, diciamo, le strutture che a qualsiasi titolo, insomma, hanno a che fare con rendere servizi appunto alla cittadinanza. Quindi sono entusiasta di quello che ho lasciato, dei rapporti che ho lasciato e della qualità del servizio reso, che sono certo che il mio successore porterà avanti sulla stessa linea.
Presente alla cerimonia il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, il sindaco di Massa Francesco Persiani, il presidente della provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, l'onorevole Cosimo Maria Ferri, l'ex procuratore della Repubblica Aldo Giubiraro, il questore di Massa Carrara Giuseppe Ferrari, il prefetto Paolo D'Attilio e il vescovo Monsignor Giovanni Santucci. Riapre domani alla viabilità via Tecchioni nei Monti di Massa. La strada aveva subito un cedimento lo scorso febbraio dopo un evento atmosferico. Grande soddisfazione del sindaco Persiani e dell'assessore Guidi. Sono terminati i lavori in via Tecchioni sulla montagna massese. Domani sarà riaperto il transito veicolare. L'evento meteorologico del 2 febbraio scorso aveva causato una frana proprio su quella strada, già in passato oggetto di smottamenti e cedimenti del manto stradale. Il maltempo di questo inverno aveva portato a un crollo della strada e quindi si era resa necessaria la chiusura al traffico. Come amministrazione ci siamo subito messi al lavoro per trovare le risorse e programmare l'intervento, dichiarano il sindaco Francesco Persiani e l'assessore Marco Guidi, che durante questi mesi hanno incontrato il comitato di via Tecchioni, che con una raccolta firme aveva espressamente chiesto l'interessamento dell'amministrazione comunale per la situazione di disagio che si era creata. Eravamo consapevoli dell'importanza di riaprire quel tratto, dicono il primo cittadino e l'assessore ai lavori pubblici, soddisfatti ampiamente per aver realizzato i lavori che hanno consentito la riapertura della strada dopo 4 mesi dall'evento franoso. I lavori infatti sono iniziati il 15 maggio e domani la strada sarà riaperta alla circolazione. Persiani e Guidi sottolineano infine di aver cercato di portare velocemente a termine l'intervento di ripristino, considerato che via Tecchioni collega la zona di Massa con quella di Montignoso e anche in considerazione del fatto, concludono, che da 4 anni la strada di Tombara, che insiste sul comune di Montignoso, è ancora chiusa. Ordine e sicurezza. Il Comitato Provinciale potenzia i servizi per la stagione estiva e soprattutto in vista di alcuni eventi. Vediamo. In vista degli eventi estivi e in particolare della Notte Bianca a Massa sabato 29 giugno e degli spettacoli in programma all'Arena della Versiglia a Cinquale, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Paolo D'Attilio, ha stabilito il potenziamento dei servizi di vigilanza nei comuni di costa. Alla presenza del presidente della provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, del sindaco di Massa Francesco Persiani e delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, è stata esaminata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle zone interessate da flussi turistici. Particolare attenzione, come detto, è stata riservata alle misure di safety e security per la Notte Bianca e per gli eventi all'Arena della Versiglia, per cui è atteso un elevato afflusso di pubblico. I due sindaci sono stati invitati a adottare provvedimenti relativi al divieto di vendita di bevande alcoliche in lattine e contenitori di vetro, alla viabilità e agli accessi alle strade comunali e in generale alle misure per la corretta disciplina dei flussi di spettatori e degli accessi alle aree. Il Ministero dell'Interno per questa stagione estiva invierà poi in provincia 20 unità, di cui 17 militari dell'Arma dei Carabinieri e 3 della Guardia di Finanza. Il potenziamento dell'organico servirà a contrastare l'abusivismo commerciale, vigilare di notte i luoghi più frequentati e più in generale controllare il territorio. L'Arena della Versiglia, una cattedrale nel deserto, l'accusa di Fratelli d'Italia di Montignoso che attacca l'amministrazione Lorenzetti. Una cattedrale nel deserto. Così Enrico Lombardi, Emanuela Iazzi, coordinatore e portavoce di Fratelli d'Italia Montignoso, descrivono l'Arena della Versiglia, la struttura cinquale che tra meno di un mese sarà pronta ad ospitare concerti e spettacoli di tutto livello. Ma secondo il partito della Meloni qualcosa già non va. Lo spettacolo di apertura è stato spostato al coperto anziché sul parco esterno come previsto, annuncia Fratelli d'Italia, a causa della mancanza di autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco e della Commissione Pubblico Spettacolo. Un intoppo che il partito spera di risolvere quanto prima perché è nell'interesse della comunità godere di una programmazione musicale e culturale di rilievo e in grado di puntare i riflettori sul territorio. Lombardi e Iazzi ne hanno però per l'amministrazione montignosina. Chissà se sanno dove sia collocata la struttura e in che condizioni si trovino le strade limitrofe a senso unico e senza parcheggi, attaccano. La rete infrastrutturale è del tutto inadeguata all'affluenza di migliaia di persone, secondo Fratelli d'Italia, che si chiedono dove siano finiti gli oneri di urbanizzazione incassati che dovevano essere spesi proprio per l'adeguamento nelle strade.
Per le altre notizie, subito dopo la pubblicità. Per le utenze con basso reddito ci sono 3 agevolazioni che possono farti risparmiare sulla bolletta dell'acqua: bonus sociale idrico, bonus idrico integrativo e fondo utenze disagiate. Inoltre, la domanda del bonus sociale idrico al tuo comune di residenza. Invece rivolgiti a Gaia per il bonus idrico integrativo. Il fondo utenze disagiate è un'ulteriore misura messa a disposizione da Gaia per il sostegno delle famiglie in difficoltà. Chiedi maggiori info agli sportelli al pubblico oppure chiamaci al numero verde 800 223377 199 113377 da mobile. Costi a seconda del proprio piano tariffario. A presto! Pietrasanta è tutta da vivere. Da giugno a ottobre Pietrasanta è Pablo Acciugari, la grande mostra dell'estate. DAP Festival, il festival della danza contemporanea, con coreografi e spettacoli da tutto il mondo. È teatro, spettacolo e cultura con la 40ª edizione della Versiliana. È musica con Pietrasanta in concerto, poesia con la finale del premio Carducci, ma è anche enogastronomia ed alta cucina con la novità delle stelle di Pietrasanta. Tradizione e rievocazioni storiche con la notte del pontile e Pietrasanta medievale. MB Garden è l'emozione di vivere la natura, la progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante e olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci, un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana. Aveva già guidato l'ente dopo che Riccardo Ballerini aveva terminato il suo mandato, in attesa che i 9 comuni della Lunigiana andassero alle elezioni. Valettini è stato eletto all'unanimità. I sindaci della Lunigiana, ha commentato il nuovo presidente, hanno scritto una bella pagina nell'interesse della loro gente e del loro territorio. Quindi nessun merito personale, ma merito di chi crede nella nostra terra, in una necessaria coesione per raggiungere obiettivi importanti superando tutti i campanilismi. La Giocheria nasce un nuovo servizio educativo, ricreativo, gratuito, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Uno spazio giochi nel mese di luglio nella scuola d'infanzia Camponelli a Massa. L'amministrazione comunale di Massa in via sperimentale attiva un servizio educativo, ricreativo, gratuito denominato La Giocheria. L'attività è stata finanziata con il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione. Il progetto La Giocheria è uno spazio gioco che accoglie bambini dai 3 a 6 anni per il mese di luglio, affidati a operatori in un ambiente organizzato con finalità educative e di socializzazione. La prima esperienza relativa al progetto Giocheria si svolgerà nella scuola dell'infanzia Camponelli in via Rosselli a Massa. Sono previsti 2 gruppi per un totale di 40 bambini. Ciascun gruppo sarà dotato di 2 operatori. L'orario previsto dalle 8 alle 13 consentirà comunque una frequenza flessibile per un massimo di 5 ore giornaliere da lunedì a sabato. Il servizio è gratuito e non prevede mensa. Gli interessati possono fare domanda su un modulo scaricabile dal sito del Comune di Massa all'indirizzo www.comune.massa.ms.it è disponibile negli uffici URP e istruzione entro e non oltre le 12 di venerdì 28 giugno. Le domande saranno accolte fino ad esaurimento posti 40, seguendo l'ordine di arrivo.
L'amministrazione comunale, come ogni anno, prosegue per il mese di luglio il progetto Nido Estivo per i bambini dai 18 ai 36 mesi che già frequentano i nidi comunali. Il progetto quest'anno, vista la crescente richiesta, prevede l'organizzazione di 3 nidi estivi, di cui 2 in centro città, nella struttura educativa di via Turati a Massa, con il nido Aquilone e il nido Arcobaleno. L'altra nella zona di costa, nella struttura educativa di via Fiume a Marina di Massa, con il nido La Mimosa. Sono state accolte richieste di 82 famiglie. Numerosi utenti sono stati esonerati dal pagamento retta grazie ad un ISEE inferiore ai 10.000 euro. A Montignoso, con una celebrazione nella Pieve di San Vito e un ricevimento a Villa Schiff, festeggiate le coppie più longeve. 50, 60, 65 anni di vita di coppia trascorsi insieme. Tale ricorrenza merita un riconoscimento da parte di tutta la cittadinanza, scrive l'amministrazione in una nota. La lunga ed affettuosa unione familiare, intrisa di grandi valori morali e civili, è il sale per una sana società fondata sull'amore, la comprensione, la dedizione reciproca, la consuetudine alla solidarietà. All'iniziativa, accanto alle coppie, erano presenti il sindaco Gianni Lorenzetti, l'assessore Giorgia Podestà, l'assessore Andrea Gabrielli e don Graziano Galeotti. Domani sera, sabato, circa 150 figuranti in costume accoglieranno massesi e turisti per La Bella Marina, tra fine 800 e inizi del 900. L'evento, organizzato dal Comune di Massa e l'associazione Antica Massa Cibea, con la collaborazione di molte associazioni, inizierà alle 19 con il corteggio storico che partirà dall'ex cinema Stella Azzurra. I vari partecipanti arriveranno anche dalle altre strade e confluiranno in Piazza Betti, dove si esibiranno compagnie teatrali e gruppi musicali. Poi la sfilata ripartirà verso il pontile, dove alle 20 sarà rievocata la sciabicata, un antico metodo di pesca apuo-versigliese. La serata terminerà con un concerto d'ingresso libero a Villa Cuturi. E ancora domani, sabato 22 e domenica 23 giugno, a partire dalle 19.30 fino alle 22, al Parco di Ricortola si terrà la Sagra dell'Acciuga, organizzata dall'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro, Circolo Gustoso. Il menù ovviamente sarà interamente basato su ricette comprendenti le acciughe. L'obiettivo degli organizzatori è quello di far conoscere e valorizzare i prodotti e ricette tradizionali del nostro territorio. Il ricavato dell'intera sagra sarà utilizzato a scopi sociali. Il meteo è presente. Domenica 23 alle 18 a Palazzo Binelli a Carrara, il Volto della Speranza organizzerà la seconda edizione di Comunque Belle Sfilando. Una sfilata di moda per dimostrare che la malattia non può e non deve impedire di continuare a vivere. L'evento vedrà protagoniste le pazienti e i pazienti, insieme ai medici e ai familiari e agli infermieri, che indosseranno abiti messi a disposizione da negozi di Carrara. L'ingresso è offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di nuove poltrone elettriche destinate a pazienti in trattamento chemioterapico all'oncologia di Carrara. Il medico carrarese Elvino Vatteroni presenta Microbioma intestinale, un convegno di medicina che si terrà domani, sabato 20 giugno, a partire dalle 8.30, nella sala convegni dell'autorità di sistema portuale a Marina di Carrara. L'iniziativa proseguirà fino alle 17.30 e varrà, per i medici che vi prenderanno parte, anche come corso accreditato ECM con 4 crediti formativi. Lo scopo del convegno è quello di presentare delle chiavi di lettura originali e affascinanti sulla ricerca scientifica riguardante il microbioma intestinale. Tra un intervento e l'altro saranno aperti momenti di discussione in cui il pubblico potrà porre delle domande. E adesso noi cerchiamo di capire che tempo farà domani il nostro bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 22 giugno. Un cielo parzialmente nuvoloso con temperature stazionarie e venti che soffiano deboli. Mare poco mosso. Domenica invece ritorna ad un tempo stabile, soleggiato e temperature senza troppe variazioni. I venti restano deboli e il mare poco mosso. Serenità anche a partire dalla prossima settimana con un aumento delle temperature, venti deboli e mare poco mosso.
Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.metapoane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie per questa sera. Grazie per aver scelto l'informazione di Antenna 3. Buona serata a tutti, arrivederci domani.